Elisabetta. Oggi ho un video tutorial nel quale vi mostreremo come realizzare un girocollo utilizzando dei mix di perline e dei bellissimi link di legno. Eccola, questo è il risultato del nostro lavoro di oggi e è una collana, appunto, un girocollo realizzata con un mix di perline, quindi questi fili sono infilati e poi sono chiusi con un filo di metallo all'interno delle coppette e poi sono stati messi i link e la chiusura. Ma adesso vi faccio vedere come iniziare il procedimento di oggi. Allora, per realizzare il girocollo di oggi abbiamo bisogno di una confezione di questi mix di perle e perline. Poi abbiamo bisogno di terminale per cordoncino dorato da 10 mm, link in legno, una chiusura d'anello a molla e qualche annellino. Io ho preso un pezzettino di catena che poi aprirò. Inoltre abbiamo bisogno di due pezzettini di filo di metallo, quindi due pezzettini di o artistic wire o fili di metallo da circa 0,80 un millimetro. Per quanto riguarda gli attrezzi abbiamo bisogno di aghi, in questo caso vedete sono quelli con occhiello e filo. Io sto utilizzando il Super Long Micro da 0,30. Allora, questo è il mix che vogliamo utilizzare. Vedete, sono già infilati, però in realtà noi dobbiamo rinfilarli perché intanto il filo non è un filo diciamo di qualità e poi dobbiamo rinfilarli perché dobbiamo lasciarci uno spazio per poterlo poi annodare. Quindi tagliamo. E tiriamo fuori questi fili. Ora, per infilarli senza doverli rompere, perché sennò diventa una cosa più complicata poi rinfilarli tutti, li separiamo e li infiliamo direttamente lasciandoli chiusi. Quindi infiliamo direttamente il filo senza sfarlo, così ci rimane più facile. Vi faccio vedere. Prendiamo l'ago, vedete quello con occhiello, e il filo. Ci tagliamo un pezzetto di filo piuttosto lungo. Andiamo ad infilare il filo in modo da portarci in fondo, così, e facciamo un nodo. Ora, siccome le perle di questo mix hanno dei fori piuttosto grandi, il nodo potrebbe uscire. Allora io metto una molla ferma perline. Ecco, praticamente la apriamo in questo modo e infiliamo questo. Questo le blocca. Quando noi le andiamo a lavorare, arrivate qui, si fermano. Adesso prendiamo il lago e senza romperlo, questo, le andiamo ad infilare. Così. Questo ci velocizza un pochino il lavoro. Così le andiamo ad infilare tutte. Vedete? Ci risulta un pochino più facile. Se invece l'avessimo tagliato e aperte anche in un vassoio, sarebbe stato poi comunque più lunga come più lungo come lavoro andarle a rinfilare tutte. E allora noi facciamo così. Fino ad infilare tutto il giro. Inseriamo gli ultimi, questi e questi, così, vedete, ho rinfilato tutto, vedete,
ci sono ripassata dentro. Adesso con le forbici taglio questo e lo sfilo. Lo sfiliamo così. Ecco, prendiamo il nodino, basta tirare quello per sfilarlo tutto. Ecco, sia da una parte che dall'altra. E così ci avete il vostro filo infilato, senza averlo rotto prima, appunto per una questione di praticità. Ora mettiamo un'altra molla di queste. Prima facciamo un nodino finale, anche da questo lato, così alla fine mettiamo un'altra molla, tagliamo. E così abbiamo il filo con le due molle. Ora dobbiamo, lo lasciamo magari da una parte e andiamo ad infilare un altro gruppo di perle del mix con la stessa tecnica. Quindi prendiamo un altro filo e con l'ago, come abbiamo fatto finora. Ripassiamo tutto, poi tagliamo e lo andiamo a sistemare nella molla in modo da avere una serie di fili già tutti infilati e tutti pronti per essere poi inseriti all'interno del terminale. Allora, ecco qua, le ho infilate tutte. Come vedete, anche quelle più piccoline sono entrate nel filo da 0,30 e con l'ago. Quindi le ho messe tutte come vi ho fatto vedere la prima. E qui c'ho la molla dove ci sono tutti i fili. Adesso a questo punto mi sposto così. Qui faccio un nodo. Così. Faccio un nodo, proprio un nodo, e lo tiriamo per bene in modo che sia bello fermo. Poi prendiamo tutti i fili e li facciamo andare tutti giù in modo da andare a fare un nodo dall'altro lato, però facendo attenzione che siano tutti, vedete come per esempio questo che non è perfettamente infilato, quindi li mandiamo tutti giù e facciamo un nodo proprio preciso preciso alla fine di tutti i fili di perline. Quando li abbiamo tirati tutti, andiamo a fare un altro nodo da quest'altro lato. Quindi entriamo con la molla, così, e adesso andiamo a tagliare. Per ora possiamo tagliare così, poi dopo taglieremo anche tutto l'altro pezzetto e così abbiamo il nostro filo, i fili tutti uniti con questi nodini qua. Questa la possiamo mettere anche dopo perché tanto questa qui è realizzata con la tecnica delle catene a rosario, quindi l'agganceremo in un secondo momento. Adesso noi dobbiamo praticamente andare a mettere questo terminale nel quale si andranno ad infilare poi tutti i fili che abbiamo fatto. E per fare questo lavoro prendiamo un pezzetto di filo, è filo di metallo questo, è rame colorato e lo spessore è da 1, però va bene anche eventualmente da
da 0,8, insomma, lo potete mettere dello spessore che avete a disposizione. Lo inserite in questa maniera. Piegate e a questo punto, tenendo fermo il nodo, e se ci riuscite anche il filo, così praticamente dobbiamo creare una spirale che lo chiude, lo tenga fermo. Non è importante che sia, diciamo, perfettamente realizzata, perché tanto va a finire sotto. Vedete, lo girate. Teniamo ferma. Questi vanno su, tanto poi li tagliamo. E girate. E lo andate a chiudere il più possibile, in modo da fermarlo. Non è importante farlo, diciamo, in maniera precisa, perché tanto va a finire sotto al terminale. E lo tagliamo. A questo punto, una volta che voi avete bloccato i fili, inseriamo intanto questa, che non l'avevamo inserita prima, la possiamo inserire anche in un secondo momento, ecco qua, perché tanto non l'avevamo messa con i fili, ecco. E poi andiamo ad inserire questo in questo modo. Questo deve andare a coprire, quindi noi ora tagliamo questi fili qui, però prima di tagliarli ci mettiamo un punto di colla in modo da incollarli fra di loro in maniera che non si muovano più. Quindi mettiamo un pochino di colla. Così. In modo da fermarli per bene i fili sul nodo. E li tagliamo. Così. Ecco, possiamo aspettare un secondo che si asciuga, tanto la Super New Glue è una colla molto molto rapida. Dopodiché andiamo ad inserire il terminale e qui facciamo un cappiettato orefice, che lo facciamo piuttosto grande, tanto poi ci dobbiamo andare ad attaccare i nostri link di legno, quindi facciamo una cosa così. Lo sistemiamo, tagliamo e ci prepariamo per fare l'altro lato. Questo, come sempre, lo andiamo a chiudere in modo che sparisca, che non ferisca più, e ci andiamo a preparare per fare l'altro lato nella stessa identica maniera. Qui abbiamo già fatto il nodo, quindi come abbiamo fatto prima, lo inseriamo all'interno. Poi lo teniamo fermo. Come abbiamo fatto prima, e giriamo in modo da creare una specie di spirale sopra al nodo che ce li tiene tutti chiusi. Ce li tiene fermi.
così. Questo ci serve per fare il cappietto. Questo lo tagliamo. Qui possiamo andare un po' a chiudere, ma tanto come nell'altro caso va sotto. Inseriamo la parte della catena che non avevamo messo prima. E poi, come abbiamo fatto prima, mettiamo un pochino di colla sul nodo e tagliamo la parte in eccesso. Tagliamo così anche questo e mettiamo un altro po' di colla qui in modo da incollarli tutti tra di loro. Ecco qua. E come abbiamo fatto prima, facciamo un cappietto ad orefice, quindi girato, così almeno ce lo spinge pure verso il basso. Anche da quest'altro lato. Ecco, vedete? Abbiamo chiuso i due capi, diciamo, di questo multifilo di perline. E ora semplicemente andiamo a mettere i link e la chiusura. Io sto utilizzando degli anellini ricavati da una catena di alluminio. Inserisco così. Inserisco così e chiudo. Dopodiché ne prendo un altro li apro. Me ne servono 4 in tutto, quindi li apro, ma vantaggio. Gli anellini d'alluminio sono anche piuttosto morbidi, quindi metto così, metto l'altro link dall'altro lato. E chiudo. Dopodiché prendo la chiusura, prendo l'anellino e vado su un lato della chiusura e chiudo. E poi in ultimo prendo l'altro anellino, vado in questa parte della chiusura, questa è una chiusura a molla, di un anello a molla. Così e chiudo. Questa si apre in questa maniera. E il nostro girocollo è terminato. Ecco qui, quindi come vedete sono realizzate con la stessa tecnica. Prima inserite tutti i fili del mix, poi annodate, li andate ad inserire all'interno del terminale utilizzando un filo di metallo, quindi in questo caso è un rame colorato, e poi al quale vi collegherete con l'anellino, poi mettete il link, di nuovo l'anellino e la chiusura. La tecnica è veramente molto molto semplice, però è d'effetto.
Come vi dicevo e come potete vedere sul nostro catalogo, vi sono molti colori sia di link di legno che di mix di perline. Sono tutti bellissimi e quindi, come sempre, vi lascio alla vostra fantasia. Un saluto da Elisabetta.